Noi abbiamo visto il parametro la volta scorsa, vediamo come diversi esercizi che ci chiedono di fare il grafico della parabola dati determinate informazioni. Ok? No, quindi. Questa è l'equazione standard della parabola. Dipende da tre parametri, A piccolo, B piccolo e C piccolo. Ok? In quanto equazione della parabola vi dà, descrive o quantifica meglio la relazione tra le coordinate P del punto P x e y che appartiene alla parabola. Se un punto sta sulla parabola, la x e la y soddisfano questa equazione, se no non apparterebbe alla parabola. Ok? Quindi il fatto che un punto appartenga alla parabola significa che le sue coordinate verificano questa equazione. Ok? Quindi domanda: per individuare una parabola, quanti punti mi servono per trovare quindi A, il parametro A, B e C? Se so la parabola passa per un punto, prendo le coordinate del punto e le metto a posto delle x della y e ottengo un'equazione che coinvolge A, B e C. Quanti punti mi servono per determinare in modo univoco la parabola? Ci vuole tanto per quei tre, perché i punti passi uno non sulla parabola. 5 chi offre di più? Perché 5? E se non le interseca? Non è mica detto. 3. Perché solo 3? Perché uno dice il vertice e l'altro... E se, se non è il vertice? Non sei mica sicuro che uno dei che quei tre punti siano il vertice, potrebbero non esserlo. Se avessi una retta, quanti punti mi servono perché individuo solo? Perché due punti? Questo è un motivo geometrico, motivo algebrico. Perché l'equazione della retta ha due parametri, m ed n. L'equazione della parabola ne ha tre. Mi servono tre punti. Certo. Io volevo sapere il perché. 5, 2 sono superflui. Per tre punti passa uno nella sua parabola, per 5 non è detto. Perché ho un sistema di tre equazioni in tre incognite. E quello mi dà una soluzione. Adesso proviamo. Consideriamo i seguenti punti: A di coordinate 1, 0, B di coordinate 4, meno 3 e C di coordinate 0, 5. Qual è l'equazione della parabola che passa per A, B e C? Quindi disegniamo. Uno, 0, qui, via. 4, 1, 3. B e 0, 5. Posso cambiare pagina? Sì. Avete finito? No.
siccome il punto A di coordinate 1, 0 appartiene alla parabola, significa che l'equazione della parabola è verificata se x vale 1 e y vale 0. Significa quindi che x è uguale ad a x alla seconda più x più c al posto di y. Metto lo 0 e al posto di x devo mettere 1. Quindi ottengo zero uguale ad a più b più c. E questa è la prima equazione. Le incognite sono non x e x ma a e c. Poi so che la parabola passa per il punto 4-3. Quindi, stessa tecnica, al posto di y metto meno 3, al posto di x ho 4, quindi ho 16a, perché qui va elevato al quadrato la x, più 4b più c. Adesso ho scritto giusto, ho copiato bene i punti. E infine, c di coordinate 0 a 5 appartiene alla parabola e quindi 5 vale 0 più 0 più c. 0 per a fa 0, 0 per b fa 0 e rimane 5. Quindi ho 1, 2, 3 equazioni che devono valere simultaneamente perché è la stessa parabola che passa per a e c. Quando ho più equazioni che valgono insieme, se le stesse incognite, le metto a sistema. Quindi a più b più c è uguale a 0, lo scrivo cambiando i due termini perché così è più semplice. 16a più 4b più c uguale a 3 e c è uguale a 5. Ho messo le incognite a sinistra e termine noto a destra. Questo è un caso fortunato perché l'ultima equazione mi dà subito l'incognita c che posso sostituire nelle prime due. Quindi ho a più b più 5 uguale a 0, 16a più 4b più 5 uguale a meno 3. Quindi la terza equazione è un po' più uguale. La seconda equazione mi dà 16a più 4b. Il 5 lo porto a destra, diventa meno 5 meno 3 che fa meno 8. E qui posso dividere tutto per 4. Sarà un po' più uguale. E questa mi ritrovo con 4a più b uguale a meno 2. Ok? Dalla prima, per esempio, posso cavarmi il b e sostituire nella seconda. B vale meno 5 meno a. Trovo b dalla prima e lo uso nella seconda. E ottengo b è uguale a meno 5 meno a, la seconda è 4a più b che è
meno 5 meno A uguale a meno 2 e C e qui ho 4A meno 5 meno A uguale a meno 2 A, 4A meno A fa 3A C 3A uguale a meno 2 no, meno 2 più 5 il meno 5 va a destra diventa più 5 meno 2 fa più 3 e quindi 3A uguale a 3 significa che A vale 1. Se A vale 1, B vale meno 6. Meno 5 meno 1 fa meno 6. E C lo sapevamo va già a 5. Questo è un meno, eh. Quindi la nostra parabola ha equazione y uguale x alla seconda meno 6x più 5. Adesso per disegnarla dobbiamo tornare indietro e disegnare le grafiche dove ci sono già i nostri punti A, B, C. Quindi a studiare questo grafico. Quant'è il delta sulla parabola? B alla seconda 36 meno 4 al C che è 20 più 16. Da questo deduco che interseca l'asse delle X in due punti distinti che sono 6 più o meno radice di 16 che è 4 diviso 2 col più 6 più 4, 10 diviso 2, 5, col meno 6 meno 4, 2 diviso 2, 1. Quindi i punti sono 5, 0 e 1, 0. Questo era uno dei punti che avevamo già. L'asse, l'equazione x uguale a meno b, 2a, quindi meno, meno 6 diviso 2, fa 6 uguale a 3, il vertice, b, meno b su 2a e meno delta su 4a, meno 3, meno delta è meno 16 diviso 4, intersezioni con gli assi delle y sono 0, 5 tornando indietro
anzi, con il disegno bello. Allora, i punti che mi dava l'esercizio erano 1, 0, 4 meno 3, 2, 3, 4, giusto, e 0, 5. Quello che abbiamo calcolato noi sono l'asse x uguale a 3, quindi questo è 1, 2, questo è l'asse, il vertice è 3 e dove l'ho messo? 3 meno 4. L'altro punto in questa equazione delle x era 1 e 5, 0 5 qua e poi 6. In verde sono i punti dati dall'esercizio, in rosso i punti calcolati. E quindi la parabola ha in azzurro. Se uno è a casa e fa questo esercizio e vuole controllare, forse non avere più libro, la risposta non c'è. Andiamo a fare lo stesso lavoro con GeoGebra. Inseriamo prima i punti. 1 era 1, 0, giusto? La parentesi 1,0 dalle coordinate che piace il punto A. Poi parentesi tonda 4, 4, meno 3, il punto B e il punto C che era 0, 5, giusto? Dopodiché inseriamo l'equazione della parabola che abbiamo trovato, y uguale a x alla seconda meno 6 per x più 5, mi pare di ricordare, che passa per i tre punti. Qualunque altra parabola io avessi dato non passava per quei tre punti. Ok? Quindi se ho punti generici, punti qualsiasi, me ne servono tre, perché l'equazione della parabola ha tre incognite, tre parametri, A, B, C. Quindi ho un sistema di tre equazioni, tre incognite, primo grado. Lo risolvo. L'unico caso in cui non trovo nessuna parabola se risolvo il sistema avendo tre punti, qual è secondo voi? No. Il vertice è un punto buono come quegli altri. Quando sono allineati, ottimo. Perché?
che se sono allineati, cosa succede nella nostra parabola? Degenera in una retta, cioè il termine A diventa 0. Quindi non trovo più una parabola ma una retta. Molto bene. Vediamo se riusciamo a farlo anche qua. Una nuova finestra e inseriamo due punti. Per esempio 1, 0, simile a prima. Poi cosa avevamo? 4-3. Ok. E prendiamo la retta per questi due punti. E poi per esempio potremmo prendere il punto 0,1. Che sta sulla retta. Okay. Vediamo se dovremmo riuscire a determinare la parabola per i tre punti, vediamo se la facciamo. No. No, ci vogliono lato. Se uso tre coordinate si può provare per esercizio. A viene 0 e si trova la retta per A e B. Prendiamo l'esercizio. Qui abbiamo un parametro solo che ci manca, A e B li conosciamo, quindi ci basta un'equazione sola. E dove la trovo? Apriamo un dibattito. Cosa abbiamo fatto prima per avere le tre equazioni? Mettiamo il sistema per l'equazione lì. Ma un sistema con un'equazione sola è un ben povero sistema. Sufficiente sostituire ax e y nelle coordinate del punto P nell'equazione. Quindi ho un'equazione dove ho solo c. Qui mi manca un solo parametro, so che passa per un punto, l'appartenenza del punto P alla parabola mi risolve il problema. E per il fatto che passa per P significa che x deve valere 2 quando y non vale meno 5. Quindi ho meno 5 posto della y, 2 alla seconda che fa 4, meno 2 per 2 ancora meno 4,
più C. Quattro meno quattro fa zero. Conseguenza C uguale meno 5. L'equazione che cercavo era x uguale x alla seconda meno 2x meno 5. Facile verificarlo. Se x è 2, 4 meno 2 per 2, 4 meno 4 è 0, rimane meno 5. Funziona. Ok? Posso andare avanti? Domande? Supponiamo di conoscere il vertice della parabola e un punto che le appartiene, determinare qual è l'equazione della parabola e farne il grafico. Qui apparentemente ho meno informazioni di prima, perché ho solo due punti invece che tre. Questo è un guaio o no? Cioè, chi ha fatto l'esercizio è un burlone oppure no? Sì, perché questa vale doppio, ci sono due equazioni. Una per la x e una per la y dell'asse. Oppure, se preferisci, una per l'asse, cioè meno x meno b su 2a che vale 1, e l'altra è il fatto che la parabola passa comunque per v. Quindi hai comunque tre equazioni. Perché il vertice non è un punto qualsiasi. Se mi dicono la parabola passa per tutti i tre punti qualsiasi, me ne servono tre, ma se uno è un punto speciale, magari me ne bastano di meno. Qui due punti sono sufficienti. Ok? Quindi cosa posso fare? Ad esempio posso scrivere, beh, per il fatto che passa per 2, 0, che ogni volta che x è 2, y è 0, quindi sostituisco e trovo 0 uguale a 4a più 2b più c. Poi so che la scissa del vertice è 1, quindi meno b su 2a deve valere 1. E poi so che comunque passa per il vertice, quindi ordinata 2 uguale a più b c. La seconda equazione è un'equazione fratta, siccome quello che cerco nella parabola, quindi sono certo che A non è 0, questa posso trasformarla in B è uguale a meno 2 volte A, moltiplicando a destra e a sinistra per 2A. Posso farlo perché sono certo che A non è 0. Ok? Quindi ho già B in funzione di A, posso sostituirlo nella prima e nella terza e ottengo zero è uguale a 4a più 2 volte meno 2a più c, poi sotto b uguale a meno 2a e infine 2 è uguale ad a meno 2a più c. 4a meno 4a fa 0, c è 0. A meno 2A fa meno A, quindi ho 2 e quindi C è 0, A è meno 2 e B è più 4.
quindi uguale a meno la seconda nel caso che uno dei punti noti sia il vertice. Oltre a questa procedura, che sfrutta la conoscenza della scissa del vertice, posso parlare anche con l'ordinata, ma con l'ordinata ho un'equazione di grado superiore, non mi conviene. Posso anche utilizzare quest'altra strada. Se suppongo di conoscere, se conosco il vertice, diciamo x di b, y di b, conosco la scissa e l'ordinata del vertice, ok? Assolutamente finito, grazie. Posso, magari una delle volte, le prossime volte lo faremo, si può scrivere l'equazione della parabola in modo più semplice. La parabola diventa y uguale a a, solito parametro della concavità, per la x, la scissa del generico punto che sta sulla parabola, meno la scissa del vertice al quadrato più l'ordinata del vertice. In questo modo conosco il vertice, ho già uno, due numeri, so che passa per P, ho questa e questa, con un'equazione trovo A. Ok? Provate a usare questa strada e vedete se ottenete l'altro risultato, poi controlliamo la volta prossima, se no qua sta per suonare.